Ciao, nel video di oggi vedremo tre esercizi per lavorare tutta la parte addominale. Iniziamo subito, stendiamo un tappetino e ci posizioniamo sdraiati. Partiamo da una posizione, anche detta asana dell'aquila, anche se noi la faremo in realtà stesi. Spalmiamo bene la schiena, le spalle. E possiamo iniziare con la gamba destra, le portiamo però entrambe a tavolino. Agganciamo la gamba destra sopra a sinistra e facciamo, se riusciamo, se non ci dà fastidio, passiamo addirittura il piede sotto, in modo da avere come due agganci. Facciamo la stessa cosa con le braccia, sinistra. Sopra la destra, palmi addirittura che si uniscono, si abbracciano, gomiti perpendicolare alla nostra vista, quindi li abbiamo esattamente sopra gli occhi e partiamo unendo le ginocchia verso i gomiti. E sciogliamo la posizione, abbracciamo le ginocchia e dondoliamo da destra a sinistra. Se ci serve, allunghiamo anche un po' il collo. E facciamo tutto dall'altra parte con l'incrocio riverso. Ricordiamoci di non dimenticarci mai, mai, mai di respirare. Non andiamo in apnea. Sinistra, sopra destra e facciamo il contrario con le braccia. Ci prepariamo bene, gambe a tavolino, gomiti piegati e andiamo. E anche qui scegliamo la posizione, abbracciamo bene le gambe, dondoliamo. Inspiriamo, espiriamo, mi raccomando, è importantissimo, non solo perché ci permette di sentire meno fatica, ma ci agevola il lavoro e aiuta, aumenta il lavoro addominale. Ci portiamo su, saliamo, sempre usando questa parte. Importantissimo, ci riposizioniamo. Posizione comoda, ben appoggiati, ricordiamoci sempre di appoggiare bene gli ischi, colonna ben dritta, ci prepariamo per quello che è una variante di Navasana, cioè della posizione della barca, che si prepara così, si stendono le gambe, in realtà noi le teniamo piegate, ci serve per bilanciare il lavoro che andremo a fare, cioè portare verso di noi le ginocchia. E ci riposizioniamo, piedi appoggiati, colonna dritta, ci allunghiamo, inspiriamo, espiriamo. Se ci serve, abbandoniamo il collo un attimo e rilassiamo tutta la schiena. E quando siamo pronti, facciamo l'ultimo esercizio. Ci troviamo in posizione di quadrupedia. Se ci serve un attimo sciogliere ancora la schiena, possiamo fare degli inarcamenti e delle controposizioni. Se no, ci prepariamo come in una panca, solo che non avremo le braccia tese, bensì appoggiate sugli avambracci. Ricordiamoci sempre di tenere fortissimi i glutei che ci permettono di proteggere la zona lombare e puntiamo il piede destro
puntiamo il sinistro e scivoliamo giù col bacino, teniamo, vi assicuro che gli addominali stanno lavorando, le braccia anche, il collo non deve essere teso, le spalle sono forti, sguardo davanti a voi sul tappetino e teniamo. Appoggiamo le ginocchia, scivoliamo indietro e abbandoniamo tutto. Balasana. Questi sono gli esercizi, ovviamente fatti in modo molto più veloce per agevolare il video. Voi potete ripeterli quante volte volete fino a che non percepiate una giusta dose di fatica, come dico sempre, non dolore, non fastidio. Logicamente si sta lavorando, quindi l'affaticamento è una cosa naturale, arriverà. Non stancatevi troppo, provate, sperimentate, calibrate voi i tempi, le velocità e namaste.